Gianni Savio, ultimo giorno, siamo arrivati alla conclusione di questo Giro d'Italia, un Giro d'Italia veramente stupendo per il vostro team. Sicuramente un Giro d'Italia, direi, stratosferico per una squadra di categoria professional. Abbiamo vinto a San Giovanni Rotondo e oltre al successo abbiamo tanti risultati nei top 10, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, direi che tutti i posti disponibili nei top 10 di tappa li abbiamo raggiunti. Oltretutto abbiamo vinto anche la Cima Coppi, che è un riconoscimento anche al lavoro di Fausto Masnada, che è stato bravissimo durante questo giro, quindi siamo assolutamente soddisfatti. Cosa dice ai tuoi ragazzi, visto che finisce oggi, finisce il giro, cosa gli puoi dire? Ma io i complimenti praticamente li ho fatti tutti i giorni, quindi oggi non farò altro che rinnovare quello che è stato il quotidiano in questo giro. E poi dico loro comunque ora di respirare un po', ma non troppo, perché ci sono gli altri appuntamenti, quindi bisogna recuperare, ma recuperare soprattutto energie psichiche, perché durante il giro si è speso molto fisicamente, ma anche mentalmente, e poi essere pronti, nel senso che la vacanza vera la faranno solo a fine ottobre, inizio novembre. Gianni, possiamo dirlo che i piccolini, così tra virgolette piccolini, le hanno suonate a tanti cosiddetti grandi? Ma io direi che questo giro, nel caso nostro, ha dimostrato la validità di una squadra professional che è stata protagonista, ha vinto, ha dato spettacolo, ma oltre a questo io ci sono tre ragazzi qua che 2 anni fa ho ingaggiato e lanciato tra i professionisti, che in quel momento, per sua stessa missione, Fausto Masnada non aveva squadra e avrebbe smesso di correre. Allora la Unione Ciclistica Internazionale deve necessariamente capire il ruolo delle squadre professional. Noi non vogliamo competere con le World Tour, anche se poi ci troviamo ovviamente a competere con loro, ma il punto primo, noi siamo l'Atalanta del ciclismo. L'Atalanta lancia tanti giovani della primavera, del suo vivaio, e poi naturalmente per motivi di bilancio deve necessariamente cederli alla Juventus, all'Inter, al Milan, alla Roma. Si è visto il caso di Spinazzola, di Conte, di Gagliardini. Quindi, e poi continua a scovare talenti. E io ho già sotto osservazione un paio di giovani di talento, perché devo sostituire i 3 che partiranno e andranno al loro tour. Gianni, hai preso l'esempio dell'Atalanta, che è preciso: l'Atalanta gioca in Champions League e il Giro d'Italia è la Champions League. Direi proprio di sì, esatto, il paragone è assolutamente azzeccato. Io spero che l'Atalanta faccia bene nella Champions League. Ho grande ammirazione per l'allenatore Gasperini, che peraltro è mio concittadino, perché vive a Grugliasco è nell'Interland torinese, e noi cercheremo di continuare a fare bene, sperando che le regole della riforma ce lo consentino.